diciamo che è d'obbligo, oltretutto con doppio piacere intervistare Mister Cannavale. Appena finita la partita e conclusa con una bellissima vittoria sulla principale antagonista. Mi dica le sue impressioni, non le faccio nessuna domanda, le lascio ruota libera. Guarda, inizio oggi con un ringraziamento speciale alla curva del Veroli, ma a tutti i tifosi del Veroli, perché oggi sono tornato ad anni dietro dove veramente era stracolmo. Oggi era pieno di cereali, quindi questa è la più grossa soddisfazione per noi verolani che abbiamo iniziato questo percorso 2 anni fa. Poi un applauso ai ragazzi, stupendi, oggi hanno fatto una partita vera contro un'ottima squadra che vi faccio i complimenti, merita la classifica, però primo tempo equilibrato, noi abbiamo avuto 3 occasioni limpide, traverse, 2 occasioni con paglia, loro hanno tirato una volta in porta. Secondo tempo, penso, come avete visto, abbiamo dominato, siamo andati in vantaggio con rigore, poi l'abbiamo raddoppiato con paglia e abbiamo sfiorato il terzo gol tante volte, quindi un applauso ai ragazzi perché questa partita l'abbiamo preparata bene in settimana, ci siamo allenati bene, l'abbiamo vinta, quindi è buono per noi, allunghiamo in classifica, ma come vi dico sempre, si festeggia oggi e domani, da martedì si riparte, domenica c'è Palmontone, ancora non si è fatto niente, manca un girone di ritorno, quindi niente, adesso godiamoci questa vittoria, ma da martedì si riparte, concentrati per domenica prossima a Palmontone. Allora, solo un'ultima domanda, è finalmente tornato in campo Ascione, come l'ha visto, guarda, e come lo vede anche nelle partite future? Guarda, Ascione per me è un leader, oltre ad essere un giocatore stupendo in campo per queste categorie, è un leader vero dello spogliatoio, viene da un infortunio come sai tu, come sanno tutti, da un anno, si sta allenando con noi, oggi è rientrato, gli ho dato gli ultimi 10 minuti proprio per fargli riassaggiare il campo, ma recuperare Ascione sarebbe una cosa per noi eccezionale perché è un giocatore, lo conosciamo tutti, di categorie molto superiori, quindi è un valore aggiunto per noi nel giorno di torno. Ok, un ultimo saluto ai tifosi e poi la lascio andare. Guarda, li ringrazio tutti, soprattutto i ragazzi della curva, ma tutti in generale, perché veramente oggi una coreografia stupenda, pieno, giocare con uno stadio pieno, cioè, ci ha fatto sentire veramente importanti, quindi grazie, e continuiamo così tutti insieme per portare insomma a Veroli dove merita. E niente, poi guarda, voglio fare un ringraziamento anche speciale per Gabriele Pompili, il nostro DS, Martelluzzi e il Migno, Danilo Cestra, perché questa settimana hanno preparato alla perfezione tutto, la squadra, la tifoseria, tutto, quindi grazie a loro. Ok, ti lascio andare a festeggiare con i tuoi ragazzi, alla prossima. Ciao. Ciao. Finalmente davanti a noi ritroviamo il piacere di intervistare Corrado Ascione. Oggi finisce l'incubo e inizia una nuova avventura. Corrado, rientrare in campo, che effetto gli ha fatto? Guarda, è stata un'emozione unica, come ho detto in questa settimana, è stato doloroso passare un anno e più per un infortunio che purtroppo sono incidenti del percorso. E sono tornato, spero di dare una mano a questa famiglia, perché la definisco così. Il mio obiettivo era in 2 anni portare Veroli in prima categoria, oggi abbiamo vinto, andiamo a +7 sulla seconda e cerchiamo di portare questo bellissimo trofeo a questa fantastica città, paese, Veroli, unico e una bella famiglia. Allora, tu partendo in banchina hai saputo vedere la partita, Com'è stata secondo te? Allora, abbiamo avuto un approccio importante, cosa che ci è mancata in queste partite addietro, anche se comunque abbiamo vinto. Loro una squadra attrezzata, infatti molto quadrata anche difensivamente, abbiamo avuto diverse occasioni da gol, ma il campo ci insegna che tiri e poi magari rischi di non segnare, loro poi hanno preso un palo e quindi magari in maniera immeritata rischiavano di andare in vantaggio. Poi abbiamo trovato il gol su rigore, loro si sono un po' aperti,
abbiamo preso una traversa, abbiamo creato molte occasioni, quindi penso che il risultato è più che giusto. E portare questa vittoria davanti a questo fantastico pubblico, secondo me è quello che è mancato e è giusto che torna. Ok Corrado, ti ringrazio e speriamo di continuare a intervistarti dopo una grande vittoria. Grazie mille, è un piacere e ci vediamo presto. Ok. Pierangelo Paniccia, destino del dodicesimo, essere chiamato all'improvviso. Che cosa ti ha detto Pierangelo, se non mi cosa ti ha detto Gabriele domenica scorsa? Mi pare ti abbia telefonato subito dopo l'espulsione di Fiacco. Avevo capito subito l'andazzo, visto Gabriele che mi chiamava alle 4 meno un quarto, dico mi sa che mi devo rimettere guanti domenica, l'avevo immaginato, infatti è così, però può capitare, insomma, quelli sono momenti e va bene, andava così. E niente, oggi sono stati bravi, onestamente sono stati bravi, potevano giocare anche senza portiere, insomma, in 10, sono tempo perfetti, anche il primo, chi è entrato bene. Penso ad esempio a Jacopo che è entrato benissimo, no? Sono stati bravi, se la meritano e sì, era destino che tornavo, insomma, a farmi una partita più accelerata. Allora, insieme anni fa abbiamo vissuto una promozione, è destino che quando tu stai a Veroli si rischia di festeggiare? Ah, speriamo, speriamo, io sono entrato in punta di piedi perché volevo veramente, sinceramente dare una mano come preparatore, se serve come portiere, ma volevo insomma far parte di questa società che insomma serve bene a me, cara, la squadra del mio paese, ho giocato qui tanti anni, ho fatto il capitano, quindi insomma è una squadra che mi porto dietro con me. Ok Piero, segno che hai detto quello che si doveva dire. Alla prossima allora. Gianluca Maini, questa volta ci hai fatto toccare qualche brivido, però tu sei, a quanto pare sei abituato, ti è successo anche l'anno scorso. Calcio di rigore, lo batti, lo sbagli, ma nella respinta ne metti il piede. Come mai? Non lo so, ha capito dove tiravo e niente, però ci credevo, quindi ci sono riandato con la fame di vittoria. Alla fine l'abbiamo portata a casa, grazie pure ai tifosi, che oggi erano tantissimi. E niente, che dire, vediamo il girone d'andata da campione d'inverno, a più 7, e gli altri possono solo guardarci. Come giudichi la partita? Come l'hai sentita la partita? No, una bella partita, pure loro sono una bella squadra, a parte gli scherzi. Il primo tempo è stato un po' più di studio tra le squadre, il secondo è stato un po' più finalizzato a cercare il gol e cercare di chiuderlo. E niente, ancora a lungo il campionato, però con questa vittoria ci siamo assicurati una bella distanza, abbiamo messo una bella distanza tra noi e loro. Ok, ti ringrazio, ti lascio andare. Di nuovo, complimenti. Ciao!